34.000 spettatori al Vomero. L'Inter ha un inizio da grande squadra, ma sarà tutto qui. Niers conclude in acuto il duetto con Lorenzi. Imbattibile Casari, non così Puccioni, che tuffatosi in anticipo si fa superare dal tiro di Granata. Il gol è salutato dalle granate degli applausi. E anche stavolta Puccioni si è lanciato fuori tempo, ma non tarda a riabilitarsi deviando questa sventola di Amadei. Abilità premiata dalla traversa che attira e scarica il fulmine di Arso. Nella ripresa il radiocronista Ferretti descrive le fasi della prevista reazione dell'Inter. Siamo al decimo minuto. Attenzione, su tocco di Niers, Lorenzi scaraventa la palla in rete. Ma l'arbitro che ha fischiato prima del tiro fa segno che il gol è irregolare, che il tocco di Niers è stato un tocco di mano. Vane le proteste dell'ungherese e dei suoi compagni. Nel rabbioso finale, traversa di Padulazzi e testa di Niers. Casari non ha soltanto fortuna, arriva tutto. Ultima emozione questa punizione di Blason. Il Napoli ha vinto. Crepitano i mortaretti, si accendono i falò. Così i tifosi esprimono la loro pittoresca esultanza.